Siamo qui alla Galimberti Tennis Academy di Cattolica per i nuovi test di tennis italiano. Oggi scendiamo in campo con la nuova Wilson Blade 98 16x19 V9. Il 9 sta per la nona edizione di questa fortunata serie, che è anche quella che utilizzano Tsitsipas, Badosa e Demi Nour tra gli altri. La linea Blade include 8 modelli, di cui ben 3 con piatto corde 98, che si differenziano per il reticolo. Noi oggi testiamo la 16x19, ma ne esiste una versione 18x20 e anche una particolare 18x16. La caratteristica di questa nuova Blade 2024 è ovviamente esteticamente il colore, un verde petrolio con finitura opaca. E inoltre è stata introdotta una tecnologia Stable Field per ottimizzare la stabilità all'impatto. Altra particolarità riguarda il passacorde Clip and Go, che ha una facilità estrema nella sostituzione. Non modificata in maniera apprezzabile nelle forme, rinnova il lay-up delle fibre di carbonio al proprio interno, conferendo maggiore stabilità all'impatto. Una racchetta che rimane fedele ai suoi parametri, 305 grammi con 320 mm di bilanciamento e un valore di inerzia piuttosto spiccato, che si avvicina a 295 kg centimetro quadro. Una racchetta che fa dell'attitudine alla spinta e al gioco propulsivo e d'attacco delle sue armi forti. Una racchetta che ha un profilo costante di 21 mm, accoppiati ad un profilo che non è propriamente boxed, ma è un semiellittico, e una flessibilità che è leggermente superiore ai 60 punti, intorno ai 62 punti, a racchetta incordata, che significa intorno ai 65 punti a racchetta nuda. Una vera e propria racchetta simbolo nella gamma Wilson. Oggi abbiamo provato la Wilson Blade 98, schema corde 16-19, diciamo che è la classica racchetta Wilson. Non è cambiata molto dalla versione precedente, è migliorata la stabilità grazie alla disposizione differente del carbonio. Ottima in spinta, come da tradizione Blade, però anche capace di dare grandi rotazioni sia in topspin che in backspin. Una racchetta per chi ama fare gioco, per chi gioca in spinta, non sicuramente una racchetta da contrattaccante. Una lama pura, non a caso si chiama Blade, è difficile da gestire, anche soprattutto un'inerzia abbastanza importante, non impossibile, però sicuramente non una bassa inerzia. Oltre all'inerzia poi abbiamo comunque una flessibilità importante con 62 punti RA, che obbliga comunque una capacità di gestione dell'attrezzo e una capacità di accelerazione molto importante. Ottima al servizio, ma soprattutto anche nel gioco al volo. La Blade rimane comunque l'evoluzione di una racchetta che rappresenta anche il passato.